curiosando il piacere di conoscere. Sul vasto altopiano di Abba Santa, nella Sardegna centro-occidentale, nella regione denominata Barigadu, sorge il santuario nuragico di Santa Cristina. L'area archeologica si estende per circa un ettaro ed è caratterizzata da un magnifico pozzo sacro in basalto, che rappresenta forse l'esempio più alto dell'architettura nuragica risalente all'XI secolo a.C. È composto da un vestibolo dove si svolgeva la funzione religiosa e venivano deposte le offerte, da una scala rettilinea che consente di scendere e attingere l'acqua e una camera a tholos, cioè a falsa cupola, composta da una copertura ogivale che protegge il pozzo sottostante. Vicino al pozzo si trovano i resti di un villaggio e soprattutto la grande capanna circolare nota come Capanna delle Riunioni, che presenta un ampio sedile sul muro interno. In prossimità del paese di Abba Santa troviamo il nuraghe Losa, che per la complessità della struttura e la raffinatezza delle tecniche murarie rappresenta uno dei siti più importanti dell'età del bronzo in Sardegna. Si articola in una torre centrale a due piani intorno alla quale sono disposte tre torri minori unite da una cinta muraria. Davanti all'ingresso principale del nuraghe sono ancora visibili i resti di alcune capanne circolari. Diversamente dalla maggior parte dei nuraghi di grandi dimensioni, non presenta un cortile interno. Tra le camere si distingue per ampiezza quella centrale, che conserva ancora intatta la sua copertura. La sagoma del nuraghe Losa, col suo crollo verticale, sfida il tempo dal XIII secolo a.C. Il piccolo paese di Ghilarza ha indissolubilmente legato il suo nome ad Antonio Gramsci, che qui ha trascorso la sua giovinezza dal 1898 al 1914. Un periodo passato tra i banchi di scuola e l'ufficio catastale del paese, dove fu costretto a impiegarsi giovanissimo a causa delle gravi difficoltà economiche in cui versava la famiglia. La modesta abitazione che ha ospitato uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano è oggi trasformata in museo e centro di documentazione e ricerca. Il percorso museale, grazie alla raccolta di diversi documenti personali, ricostruisce la vita di Gramsci, dai suoi studi fino alla morte, passando attraverso l'attività politica e la lunga carcerazione. In un altro ambiente troviamo la biblioteca, con circa 3.000 volumi riguardanti la storia del movimento operaio e il pensiero e l'opera gramsciana. Ghilarza è nota anche per l'imponente diga che sbarra il cammino del fiume Tirso, il più lungo della Sardegna. Lo sbarramento, realizzato tra il 1919 e il 1924, ha dato luogo alla nascita del bacino artificiale del lago Omodeo,
divenuto meta privilegiata anche per appassionati di sport acquatici e per i turisti affascinati dallo scenario selvaggio che circonda il lago. Con i suoi 16 chilometri di lunghezza, il lago Omodeo ha detenuto per molti anni il primato di bacino artificiale più grande di Europa. Moltissimi gli uccelli acquatici che hanno scelto la zona come stabile dimora o tappa di passaggio lungo il percorso migratorio verso l'Africa. Per la loro bellezza ed eleganza si segnalano in particolare i fenicotteri, che i sardi chiamano sazzentarrubia, la gente rossa, e che devono il loro colore ai particolari molluschi di cui sono ghiotti. A seguito della costruzione della diga, la chiesa romanica di San Pietro di Zuri, che altrimenti sarebbe stata sommersa dall'acqua, è stata smontata pezzo per pezzo e rimontata su un'altura circostante. La chiesa, risalente al 1291, è stata progettata dall'architetto Anselmo da Como e interamente costruita con le pietre rosse provenienti dall'altopiano di Ghilarza. La facciata, ricostruita nella sua parte superiore in epoca più tarda in occasione dell'edificazione del campanile, ha il suo pezzo migliore nel portale, ornato da fregi e figure antropomorfe e zoomorfe. L'interno a navata unica è quasi del tutto spoglio, ma dotato di grande luminosità a causa degli ampi finestroni aperti sui lati. L'abside è stato ricostruito nel 300, in stile catalano-aragonese, con una pianta semi-esagonale. Il grande campanile a vela, allineato a sinistra della facciata, presenta un doppio ordine di bifore. Spostandoci verso la costa, incontriamo il paese di Santu Lussurgiu, che ospita il Museo della Tecnologia Contadina. I 2000 strumenti qui contenuti, da quelli per il lavoro della terra a quelli per la tessitura, ci permettono di fare un salto indietro nella quotidianità e nelle tradizioni della Sardegna del secolo scorso. Nelle fucine dei fabbri del paese di Santu Lussurgiu viene tramandata una tradizione secolare, quella del coltello a serramanico. Noi ci facciamo aiutare da qualche macchina, tipo le mole delle smegliatrici, delle pulitrici, ma il procedimento è sempre manuale. Tutto il lavoro viene sempre ultimato a mano, ma diciamo che non si potrebbe fare diversamente. Un assemblaggio curato con questi minimi particolari, non esistono macchine. Partiamo per esempio dal taglio del corno. Il taglio del corno si fa molto, molto spesso si fa col saghetto a mano, perché quando troviamo una coppia di corna talmente deformi, cioè la macchina non ci permette di lavorare in un certo modo, allora dobbiamo seguire appunto la conformazione che ha il materiale. La fase di modellatura, la lima è indispensabile assolutamente per fare questo lavoro. Cioè la lima ci dà il profilo, ci dà appunto la possibilità di modellare in modo giusto il coltello. Non ci sono formule, cioè è l'occhio che col tempo ha dato questa conformazione, questo stile, queste proporzioni alla lama. Perché il coltello può essere più grande, più piccolo,
molte volte ci sono delle richieste particolari, qualcuno che vuole qualcosa particolare, allora dobbiamo studiare appunto e cercare di rendere armonioso questo coltello. I coltelli di Santo Lussurgiu sono oggetti d'arte e da collezione, ma in realtà il coltello in Sardegna è uno strumento di lavoro indispensabile che racchiude in sé secoli di storia e tradizione.